Ah, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono super contento perché abbiamo qui sul tavolo degli accessori che sono arrivati giusti pronti per IFA 2018. Perché sì, anche quest'anno io e i ragazzi del team andremo a Berlino, andiamo a divertirci tutti insieme, quindi rimanete assolutamente connessi su questo canale, iscrivendovi, attivando anche magari le notifiche e lasciando fin da subito un bel mi piace qui sotto. Piccola aggiunta, qui sotto in descrizione vi lascio anche il link per farvi una carta Hype con 10 euro di credito o omaggio nel caso facciate la prima ricarica da almeno un euro, da spendere un po' come volete, anche per comprare gli accessori che vedete qui sul tavolo. Andiamo allora ad aprire quello che è il contenuto di queste confezioni. Quello più interessante credo si celi all'interno di questa scatola più grande, quindi andiamo subito a visionarlo. Non voglio creare attesa perché devo dirvi che non mi piace quello di creare aspettativa nella parte finale. Ah, che ben di Dio che abbiamo all'interno di questa scatola. Andiamo a vedere che cosa contiene. Innanzitutto abbiamo un paio di cuffie Spirit Pro di Anker, sempre Soundcore, interessanti, ma non sono il mio tipo di cuffia preferita. Quella che preferisco, il piatto forte di questa confezione, è qui sotto. Poi abbiamo una scatola bianca che non so cosa contenga, un'altra scatola bianca che men che meno so cosa contenga, un'ulteriore scatola bianca e probabilmente un'ultima scatola bianca che sempre non so che cosa vada a contenere, anche se in realtà c'è scritto ma non voglio spoilerarmelo. Ma eccole qui, ecco qui le vere protagoniste di questo unbox, le Space NC Wireless Headphone, sempre di Anker. Ragazzi, sono curiosissimo di provarle perché le ho già testate con Snuggle nel video che ha realizzato sul suo canale, che magari vi lascio linkato qui sotto in descrizione. Le ho provate, sono veramente eccezionali, soprattutto per la loro noise cancelling e anche perché costano solo, mi sembra, 150 euro. Ovviamente link qui sotto in descrizione. Le ho già aperte, non volevo. Allora, andiamo con ordine, vediamo che cosa abbiamo qui sul banco. Prima di tutto andiamo ad aprire quelli che sono le scatole un pochino più corpose e pesanti, perché sono un po' curioso. Come avrete capito, l'obiettivo è di portarli con me a Berlino. Ecco qui un power bank, ragazzi, molto leggero, molto figo, realizzato in plastica, quindi anche molto resistente. Abbiamo 20.000 mAh e questo è fantastico. Poi abbiamo doppia porta USB, comodissima, e la sua bellissima custodietta per andarlo eventualmente a proteggere e nascondere. Dentro questa scatolina un pochino più piccola e versatile dovremmo avere invece, eccoli qui, due cavi. Abbiamo due cavi rossi USB di tipo C, USB di tipo A, perfetti per essere utilizzati anche con questo power bank con la doppia uscita, visto che comunque ho il MacBook 12 da ricaricare, i vari telefoni che proverò lì, insomma la porta USB-C è assolutamente prioritaria. Dentro questa scatolina bianca un pochino più quadrata, che cosa andiamo a trovare? Andiamo a trovare quello che probabilmente è l'accessorio più utile per il mio nuovo MacBook, eccolo qui. Infatti abbiamo un power bank, scusate, no, un caricatore da muro bianco, molto figo dal punto di vista estetico, che ricorda molto da vicino a quelli originali Apple, che ha dalla sua il porto USB-C con power delivery, quindi posso caricare il mio MacBook Pro nuovo, ma soprattutto un'altra porta USB di tipo A che posso andare ad utilizzare per caricare in tandem qualche altro tipo di dispositivo che abbia o l'USB-C, ovviamente con un altro cavo Lightning, magari l'iPhone, senza sprecare, diciamo, una presa nel muro, visto che negli alberghi non sono mai poi così tante. Altra scatolina che penso sia sempre dedicata al mio bellissimo MacBook Pro dovrebbe essere, eccolo qui, il caricatore, anzi l'adattatore di Anker ufficiale per il nuovo MacBook, ossia USB-C e striplatore di porte USB di tipo A per utilizzare i dispositivi medievali, HDMI e poi porta LAN che mi permette, Ethernet, che mi permette di connettermi magari negli alberghi quando il wifi funziona male, e vi assicuro che capita più spesso di quello che pensate. Non ha il lettore SD, questo è un po' un peccato per me, ma lo Space Gray che lo caratterizza è veramente spettacoloso. Tra l'altro, notate, ovviamente non esiste la parola, non correggetemi nei commenti ogni volta che sentite che dico una parola diversa. Comunque, quello che volevo sottolineare è il fatto che questa tipologia di prodotti sono molto molto di qualità. Guardate quanto sono coesi tra loro, proprio sono sturdy, come dicono gli americani, belli solidi, belli compatti, come piacciono a me. Andiamo a vedere queste cuffiette
Bluetooth che sono sempre di Anker, che però vi dicevo mi interessano anche relativamente poco, perché sono un tipo di prodotto che abbiamo già avuto qui sul canale quando ancora andavano di moda le cuffie col cavo, ma ormai vado solo con cuffie o full wireless oppure cuffie come queste qua, carine, con il corpo in alluminio, gommini per non farle cadere, perfette per lo sport. Abbiamo varie tipologie di adattatore e anche una simpatica custodietta, però queste, vi ripeto, non sono di mio gigantesco gusto, come possiamo dire. Andiamo allora a fare un po' di spazio da questi accessori per andare a vedere quello che è il pezzo forte che attendevo di questo unboxing. Andiamo a buttare via un po' di scatole e andiamo a vedere che cosa contiene questa bellissima scatola. Ragazzi, qui le cose si fanno ricche e succulente, perché ho appena comprato quelle BEO, che non vedete ma che sono lì, da 500 euro, e vi danno al massimo un pannetto, diciamo, come custodia. Qui abbiamo un bel case solido proprio da viaggio, come piace a me. Devo dire che già cominciano veramente alla grandissima, perché vi ricordo che il prezzo di vendita è di 150 euro e siamo veramente a un buon livello. Andiamo ad aprire la confezione. Ovviamente istruzioni a parte, eccole qui in tutto il loro splendore. Devo dire che non sono affatto male, sì, un po' meno resistenti di quel che ricordassi, nel senso che questi archetti che troviamo qui nella parte di raccordo con le cuffie sono un po' plasticosi, però d'altra parte per la leggerezza che garantiscono e per il prezzo che hanno non è affatto male. Padiglioni molto morbidi, penso che siano anche perfettamente avvolgenti, belli controlli touch posizionati nella parte laterale. Andiamo a chiudere questa scocca e mettiamole subito alla prova, perché vi ripeto, il loro punto di forza è sicuramente il noise cancelling. Vado allora ad accenderle e a posizionarle sulle mie orecchie. A parte che sono particolarmente comode, mi piacciono molto nella loro essenza, ma così dovrebbe avere, se non sbaglio, il noise cancelling spento. Il selettore è su off, quindi sì, di fatto così sento abbastanza quello che succede attorno. Se vado a invece premerlo, aspetta. Se vado invece a premerlo, ok, è attivo il noise cancelling, già cambia moltissimo, e sì che non sto riproducendo ancora nessuna musica, cosa che invece voglio assolutamente fare. Vado a prendere il mio telefono con le cuffie connesse, ma non faccio fatica, scusate se urlo, e andiamo a sentire un po' come suonano. Proviamo a togliere l'NC, si sente meglio ovviamente, ma con un pochino più di rumore di fondo, che comunque qua è molto poco. Allora, acustica premiata, suonano bene, mi piacciono i bassi, mi piacciono i medi, è veramente corposo il suono. Ovviamente bisogna un attimo mettere alla prova con un pochino più di dettaglio, bisogna anche un pochino rodarle. Considerate che io sono abituato a cuffie di una fascia di prezzo molto più alta, le Bang & Olufsen H9i e anche le Sennheiser PXC550 qui vicino a me, che sono quelle che sono state finora le mie compagne di viaggio principali, perché anche loro si piegano, sono comode, però si attestano a si vendono ad un prezzo che è più del doppio di quelle di queste Anker, che devo dire sono molto leggere, molto flessibili, comode, sentite qua, molto comode, molto facili da riporre, hanno una bellissima custodia in dotazione. Devo dire che le metterò sicuramente alla prova per capire se sono delle effettive concorrenti di quelle che sono in realtà le cuffie a cancellazione attiva del rumore, che sono per me fondamentali nella vita quotidiana, perché odio sentire le persone. Detto questo, se i prodotti vi interessano tutti quanti, vi lascio il link ad Amazon qui sotto in descrizione, ma se questa tipologia di video vi è piaciuta vi invito a lasciare un bel mi piace e a farmi sapere che cosa ne pensate con un bel commento. Noi ci rivediamo sabato prossimo con il solito prossimo video.